Ciacci, perché Ciacci non è in studio. So solo che è a Napoli, ma a Napoli dove? Dai, apriamo il collegamento allora. Pasticceria. Con Giovanni. Che carino che sei! Come sei vestito? Scusami, amore, vedo solo senti? Il tuo foulard. Eh no, perché era una sorpresa per te in esclusiva. Io solo per te oggi mi sono messo una cosa semplice perché siamo a Napoli. Ecco, mi sono vestito da Marconella. Guarda che meraviglia. Solo per te, tesoro, meraviglia. Perché a Napoli. Che è bello che sei! Sì. Sono vestiti è tornata uguali, la vita, è tornato quadri. Tutto. Cioè, hai la ceramica ancora, della ancora costiera amalfitana. Ancora, sì, ancora non vi vedo, ma io oggi ti porto, Adriana, in ma un posto meraviglioso. Ma ci sei meraviglioso, mi sembra un bagno del Regina Isabella. Io purtroppo se parlate non vi sento, siete troppi, vi chiudo i microfoni, anche da lontano, ok? Allora Adriana, questo solo per te, guarda non quanti dolci, tutti, guarda. Guarda quante meraviglie tutti ti aspettano a Napoli, naturalmente tutti mi chiedono Adriana dov'è, Adriana dove sta? Adriana sta al lavoro, umido, metti la mascherina perché qua siamo all'interno, prendo il tablet, però Adriana la grande novità è che finalmente si può bere il caffè al bancone, finalmente ci siamo, è arrivato questo momento e io posso esibermi da non prendere il caffè al bancone. Grazie caro. Ecco, e così dici ti togli la mascherina, vedi? Furbo, eccolo là. Però, grazie mille, per togliermi la mascherina ancora meglio, ti porto in un posto dove... Vai, veloce, attento che sbatti contro un po' di persone, che ci sono quattro varci, però ti porto dentro il cuore della cultura napoletana, dentro a questo caffè è stata fatta l'Italia, l'unità d'Italia. E cosa ti hanno preparato? Guarda Adriana, solo per te una piccola colazione napoletana. Ecco certo, qua. Solo per me, cos'è? Ma che meraviglia. Bella sta cosa, solo, vedi? Due cos'è? Solo per te, naturalmente. Tutto quello che vedi non ti arriverà niente a Milano, ovviamente. Perché faremo fuori tutto. Sento friggere qualunque cosa, ma non so se è la frittura di queste bellissime panzerotti Giovanni. O dobbiamo... Io ma sono a dieta, quindi queste morso. Cose non le posso toccare, ma... Fallo per me, fallo no, per me. Adria, ma guarda che... Adria, ho perso 9 kg, mo rovino tutto, guarda che meraviglia. Io sono allora per questa impacchetta pizza, darei tutto. Un pezzo... E porta qua a Rogoredo, sì? Porta qui agli studi di Sky. No, questa la diamo a tutti i ragazzi, al fotografo, a tutte le persone che stanno qua. Ah, ma bene. Lo vedi che meraviglia questa sala, Adriana? Allora, vuoi fare le pagelle o invece parliamo di bignè? Perché allora, secondo me è volentieri. Molto più divertente parlare di bignè. Anche se io avrei dato dei voti a tutti i dolci che hai lì su quel tavolo. I 10 lodi. Capito? Sul babà, i bignè, la pizza, posso... la panna montata meravigliosa. Ti posso dire. Va bene. Però ti parliamo di moda cosa. Mare. Io a tutti questi dolci... io sono vestito moda mare positano. Dimmi un po', di quanto chi parliamo oggi? Allora ti faccio vedere, amore, grazie, Federica grazie. Panicucci. Vediamo la Panicuccis, meravigliosa. Guarda qua che gonnellina bella, anche, splendida. Bella. Carina, molto carina, di Trine, gran fisico, gran meraviglia. Io darei un 10, dai, 9, diamo Beh, ma 9. Anche un 10 ci sta tutto, 9, eh. 9. Io da metterei anche un 10, tesoro, mi piace un sacco. Bello. Mariolina. Adriana, tu lo metteresti? Non lo metterei perché mi manca così? Le physique du roll, però veramente lei sta bene, proprio cioè bello. Che ti manca a te? No, non ce l'ho quel physique, per me questa roba si mette ce l'hai, il ce l'hai il physique du roll. No, ma però per mi favore. Piace moltissimo, lo trovo veramente bello bello. Allora, 10 quindi benissimo. Per Federica Panicucci, adesso ti faccio ma vedere. 10, ma l'hai dato te il 10? Hai detto 9? Ma l'hai dato te il 10, io ho dato un 8 ho dato. Avevi detto 9 Giovanni. Basta, do 8, non mi fate nervosire, perché qui se no mi mangio tutto. Decidete voi quello che devo fare. Ecco, andiamo avanti. Ancora vedere. Non abbiamo colonizzato Cologno Monzese, quindi andiamoci piano ancora, ok? Via, poi chi c'è? Ti faccio vedere Paola Perego. Sei tremendo, sei meravigliosa. Dai. Vai. Ecco qua, bella anche la Perego. Guarda che gambe meravigliose. Carina quest'idea di questo copricostume così, diciamo, svelto, così birichino, così divertente. Voto 9 alla Perego, vai. Anche a lei è sistemata. Si tira su le maniche, capito?
Allora, sembra che sì. ti stai proprio acchittando, capito? Un ma caldo. Dimmi un attimo, quel dolce che hai a mo' di Vesuvio, là davanti a te. No, ah, no. Dritto, guarda, dritto. Questa dritto. È la specialità. No, ecco, proprio quello. Questa è una sfogliatina. Sì, sì, proprio quello dietro. Questa è una sfogliatina. Questa è una sfogliata con la crema e sopra la marena. È uguale. Questo è un babà con le fragole. Questo è questo qua, dici. Sì. Questo è, no, è ripieno di crema dentro. Oh. Niente. Ma quale dite? Sono tutti meravigliosi. Questo? No, quello accanto. Quello accanto. Oh, no. Dici. Oh, questo è quello che fa e cala. Si è rotto, guarda che meraviglia. È una, come se fosse una come si chiamano queste sfogliatella non mi amore non mi